L'artista esistenzialista, il triangolo delle vergogne. Perché dico il triangolo delle vergogne? Io oggi ho difficoltà a dire tra il procuratore Pisacane, tra Insigne e De Laurentiis chi ha fatto peggio. Io penso che siano entrambi, chi più e chi meno, diciamo inadeguati, inconsistenti, ingiustificati, vergognosi e atteggiamenti deplorevoli o quant'altro. Perché? Perché qui ci perde soltanto il tifoso del Napoli. Perché? Perché De Laurentiis si è giocato al ribasso. Se vogliamo Insigne per certi versi sui 5 era sceso a 4 ma non più dei 4. Pisacane probabilmente anche peggio di loro. A 4 giorni prima di Juve Napoli si presentano a tavolo i dirigenti del Toronto e quindi Insigne va in America. A parte che Insigne credo che poi la nazionale la vedrà col binocolo se gioca in quel campionato. Però signori, questa è la dimostrazione come Dio Denaro comanda sui tifosi. Io penso che i tifosi del Napoli vadano rispettati, l'ho detto più volte, tante volte dalla colpa della Laurentiis, non esente da colpe Insigne, perché Insigne da fino a un certo punto poi ha guardato il suo, peggio di loro probabilmente ha fatto anche il procuratore che non si è interessato in nulla, però il procuratore, uno potrebbe dire, fa il proprio lavoro, fa gli interessi del proprio assistito e quindi ha avuto l'occasione, perché se ci facciamo caso poi in Europa mi sembra che Insigne non l'ha chiesto nessuno, quindi va a Toronto, c'è il progetto sull'uomo e quant'altro, ma ripeto, la cosa che secondo me vergognosa è che ci rimettono i tifosi del Napoli. Le bandiere non esistono più, lo sapevamo, ma addirittura a questi livelli, penso che un po' troppo. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.